Cari concittadini, buongiorno. Da ieri sul sito del Comune di Torre Maggiore è stata pubblicata la manifestazione di interesse per tutte le attività commerciali e farmacie che hanno deciso di aderire all'iniziativa dei buoni pasto. Da qualche minuto è stata pubblicata anche sul sito la possibilità di richiedere i buoni pasto da parte dei cittadini. Abbiamo cercato di individuare i criteri più favorevoli alla potenziale platea dei beneficiari. Vi vado a enunciare e cercare di spiegare meglio come funziona. La domanda è possibile inoltrarla fino al 10 aprile 2020. Chi sono i beneficiari? I nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19, i disoccupati senza ammortizzatori sociali e i disoccupati con sussidi, quindi reddito di cittadinanza, REI, piuttosto che altre forme di sostegno previste a livello nazionale o a livello regionale. Abbiamo individuato degli importi da corrispondere ai nuclei familiari in base ai loro componenti. Un componente 150 euro, due componenti 300 euro, tre componenti 450 euro, 4 componenti 600 euro, 5 più componenti 750 euro. Inoltre, per i nuclei familiari dove all'interno sono previsti i minori, c'è l'incremento una tantum di 50 euro per nucleo familiare. Come funziona questa tabella? Quindi l'importo spettante al nucleo familiare sarà pari alla differenza tra quello indicato nella tabella, quindi qui su esposta, e l'eventuale reddito o sussidio già in godimento. Facciamo un esempio. Nucleo medio di 4 persone, si ha diritto a 600 euro. Nel caso in cui il reddito, la situazione attuale della famiglia dovuta all'emergenza comporta un reddito pari a zero, si avrà il godimento intero delle 600 euro. Nel caso in cui la famiglia percepisca già un sussidio, che può essere, esempio, reddito di cittadinanza, pari a 200 euro, sarà 600 meno 200 euro, il nucleo familiare avrà diritto a 400 euro. Abbiamo cercato di individuare questo metodo di suddivisione per far sì che siano tutti equiparati sullo stesso livello, per evitare discrepanze reddituali tra nuclei che possono essere più in difficoltà rispetto ad altri. E per evitare anche il discorso che vengano aiutate sempre le stesse persone. In questo modo si ha una sorta di livellamento dell'aiuto. Come funziona per presentare la domanda? Si può scaricare tramite il sito internet e l'invio può essere effettuato solo in maniera telematica tramite le email indicate sul bando e sull'avviso. Questo perché? Perché abbiamo l'obbligo e il dovere di evitare assembramenti. Abbiamo visto nei giorni passati in diversi comuni che sono dovute intervenire le forze dell'ordine per cercare di calmierare la situazione. È stata data ampia pubblicità a tutti i patronati, CAF e sindacati, in merito al bando e a questa modalità di invio, diciamo, della domanda. Vi ricordo che insieme alla domanda dovete inviare un'autocertificazione dove esplicitate la vostra situazione reddituale e vi invito a scrivere la verità. Essendo questa una dichiarazione sostitutiva, quindi ai sensi dell'articolo 47 DPR 445 del 2000, così come indicato in calce, chi scrive notizie non veritiere in merito alla propria situazione reddituale può essere denunciato per ben due volte, una volta per falso, un'altra volta perché si sta facendo una frode nei confronti dell'ente. Il comune farà debita analisi su tutta la documentazione presentata. Chiunque verrà individuato o chiunque avrà scritto del falso verrà denunciato alle autorità competenti. Ripeto, la scadenza è entro il giorno 10 aprile. Vi invito con tutta calma e serenità a compilare la documentazione preposta e a scrivere la verità sugli atti. Ripeto, noi effettueremo i controlli del caso. Vi ricordo di restare a casa,
vi invito ad evitare quindi le uscite fuori luogo, le uscite che non servono. Si esce soltanto per fare la spesa, si esce per acquistare farmaci, si esce per comprovati motivi e per comprovate necessità. Noi non molliamo di un centimetro, voi aiutateci a contenere questa epidemia. Grazie e buona giornata.